Però è incline a fare in modo che la società civile assegni deleghe temporanee a chi ha le competenze. Sí, pero él se inclina porque la sociedad civil delegue pues competencias a aquellos que tienen este nivel de formación, de competencias. Stiamo parlando sempre di qualcosa, però sempre dove esiste la revocabilità assoluta e continua. Sí, con revocabilidad absoluta, continua. E basata sul principio del comunalismo, quindi della democrazia diretta, partecipata e del decentramento. Sí, basado en principios de descentralización, comunalismo, democracia directa. E stiamo parlando di una cosa che, attenzione, si lega alla seconda domanda, perché una delle questioni che pone oggi il mondo della cosiddetta antipolitica. Sí, esto también está ligado a la segunda pregunta, la que he hecho yo, que porque una de las cuestiones ligadas a la considerada llamada, sobre todo en Italia, la antipolítica, È quella della incompetenza della casta dei politici. es la de la incompetencia de la casta política. E quindi questa, per esempio, richiesta di competenza che c'è anche nel Movimento 15M. Sí, reivindicación, gracias, Emily. Esta reivindicación de que haya una cierta competencia política que también está ligado a lo que es el movimiento del 15M. Berneri la vedrebbe come positiva. Berneri la vería positiva. Fermo restando che Berneri però è cosciente del fatto che ci si può approfittare del bagaglio culturale per. Sí, Berneri es consciente de que se puede uno, dijéramos, podemos aprovechar el equipaje cultural. E dello stesso tempo, e per tutto questo per tutto il discorso sullo Stato. Sí, esto por lo que respecta a todo el discurso del Estado, que podemos aprovechar pues, eso, todo el equipaje cultural, el bagaglio culturale. Rispetto al marxismo. Respecto al marxismo, eso, ecco. Però al tempo stesso Berneri è cosciente della necessità diciamo, di essere capaci di dare le risposte giuste ai problemi della società. Sí, pero al mismo tiempo Berlín es consciente de la capacidad de dar las respuestas justas a los problemas de la sociedad. E che la risposta giusta non è mai ideologica. Y que la respuesta justa nunca es ideológica. È una risposta tecnica. Es una respuesta técnica. Però al tempo stesso Berneri sa che anche i tecnici fanno politica, che non c'è nulla che non sia politica. Pero al mismo tiempo Berlín sabe que también los técnicos hacen política. Que no hay nada que no sea política. E quindi vedrebbe come un elemento utopistico in senso negativo il pensare che i tecnici non fanno politica. Così come ci induce a pensare la Banca Europea, ma così come ci induce paradossalmente a pensare anche una parte del movimento dell'antipolitica. Sí. De la misma, así como Berneri pensaría que es falsa la idea de que los técnicos no hacen política, así como les inducen y nos están induciendo a pensar que los técnicos puestos por la Banca Europea no hacen política, de igual manera que mucha gente del movimiento antipolítico en Italia, que supongo que conocéis esto del Beppe Grillo y todo esto, pues también que los técnicos no hacen política. Bravissimo. La relazione fra Berneri e Lamonsegni. L'ortodossia anarchica, non potendo dimenticare Berneri, come per esempio cerca di fare García Oliver nel suo libro L'Ecos de los Pasos, dove praticamente addirittura sostiene la stessa tesi che hanno sostenuto i comunisti. Sí, sobre la relación con Federica Montseny, la ortodoxia anarquista no puede olvidar a Berneri y por tanto tienen que citarlo, como ha hecho García Oliver en El Eco de los Pasos. In modo stupido, citandolo Sí, de un modo estúpido, citándolo de una manera que ha dicho casi. addirittura
dicendo che è stato ammazzato per caso e non volutamente dai comunisti. Sì, incluso dicendo, llegando al extremo, de decir que ha sido asesinado por casualidad y no como ha sido asesinado, como ya todos sabemos. Perché dice ni los comunistoides ni los anarcoides escogían su sus víctimas. Sí, él viene a decir que ni los comunistoides ni los anarquistas escogían a sus víctimas. Esto García Oliver. La Monseni è più intelligente di García Oliver. La Monseni era más inteligente que García Oliver. E nel movimento internazionale la morte di Berneri ha avuto un peso molto, molto importante. A livello internazionale, nel movimento libertario internazionale, la morte di Berneri ha sido un golpe molto importante. La delegazione capeggiata da García Oliver dell'anarchismo iberico nel primo incontro internazionale che c'è stato dopo la morte di Berneri venne contestata dalla platea. Sì, la delegazione iberica che stava liderata por García Oliver nel primo incontro libertario internazionale dopo la morte di Berneri fu contestata por il pubblico. E questa contestazione anche della morte fu molto forte anche contro i comunisti. Esta respuesta respecto a la muerte fue también muy fuerte, incluso también contra los comunistas. Perché i comunisti furono costretti dai socialisti, dai liberal socialisti e da altri. Porque los comunistas fueron obligados por los socialistas, por los mismos comunistas y también por los liberal socialistas y por otros. A cambiare completamente quello che avevano detto all'inizio. A cambiare completamente aquello che avevano detto in un primo momento. E quindi a dire che Berneri era morto per caso e che non erano stati loro ad ammazzarlo. Che Berneri aveva morto per casualità e che ellos non avevano tenuto nada a che vedere con sua morte. Dopo aver detto che invece era giusto ammazzarlo perché la rivoluzione aveva il diritto di ammazzare i suoi nemici. Después de haber dicho que era justo haberlo matado porque la revolución tiene el derecho de matar a sus enemigos. Y naturalmente el responsable mayor del homicidio de Berneri fue Palmiro Togliatti. Y naturalmente el mayor responsable de la muerte de Berneri fue Palmiro Togliatti. Quindi el secretario del Partido Comunista Italiano. Secretario del Partido Comunista Italiano. Que era el brazo derecho de Stalin per fuori dalla Unione Sovietica. El brazo derecho de Stalin fuera de la Unión Soviética. Pero torniamo all'ortodossia anarchica. Volvemos a la ortodoxia libertaria. La Monseni e buona parte del movimento anarchico internazionale, compreso il movimento italiano. Sì, la Monseni e buona parte del movimento anarchista internazionale, incluso il movimento italiano, ha cercato di fare di Berneri un'icona. Ha intentato fare di Berneri un'icona. Per esempio, stravolgendo completamente quello che è stato i documenti più importanti, più noti di Berneri, compresa la lettera aperta alla compagna Federica Monseni. Stravolgendo, seguiamo, removiendo. Cambiando. Sì, cambiando, removiendo, tergiversando. Pues eso, tergiversando los textos de Berneri, incluido su texto tal vez más importante, que sería la carta abierta a Federica Monseni. Più noto, no è più importante, più noto, no? Sì, il más conocido. Más conocido. Mejor. Berneri viene fatto passare per uno che era contro l'operazione ministeriale. Berneri se le hace pasar por uno que estaba en contra de la entrada en los ministerios. Per un purista dell'anarchismo ortodosso fondamentalista. Por un purista del anarquismo ortodoxo fondamentalista. Ma questo non si può fare perché basta leggere quello che ha scritto. Pero esto no se puede hacer. Basta con leer todo lo que ha escrito. A cominciare dalla lettera aperta alla compagna Federica Monseni. Empezando por esta misma citada carta, la carta abierta a Federica Monseni. Perché Berneri non chiede le dimissioni dal governo dei quattro ministri anarchici. Berneri non solicita, non exige la dimissione del governo dei quattro ministri anarchici. Ma le dimissioni.